generale della FIM CISL a Bassano spara contro la politica economica del governo, Nord-Est penalizzato. Sammy Basso torna a casa dopo l'operazione, Zaia lo definisce leone di San Marco, il Mineo orgoglioso. La morte sul lavoro di Alessandro Farronato avvenuta a Castelfranco ha commosso la comunità di Mussolente. Hanno radici profonde le motivazioni dell'omicidio-suicidio che ha costato 3 morti in contrada Fennar ad Asiago. Forse torna la webcam del ponte di Bassano da tempo al buio, il comune promette di ripristinarla. Per parcheggio groviera dell'ospedale di Cittadella, secco no comment da parte dei vertici, ma il comune cerca una soluzione. Buonasera telespettatori, anche oggi torniamo sull'omicidio-suicidio avvenuto ieri ad Asiago. Sui 3 cadaveri verrà eseguita l'autopsia, il nostro primo servizio. Nessun corvo, nessun sentore, niente, erano tranquilli e beati. Nulla che facesse presagire la tragedia avvenuta in questo appartamento di contrada Fennar ad Asiago, dove Italo Marzaro, 85 anni, Ubaldina Volpato di 83, originari del Veneziano, di Mirano, sono stati uccisi dalla figlia Silvia, 44enne, che si è tolta a sua volta la vita. Sui 3 corpi sarà effettuata l'autopsia, un dramma che nessuno riesce a spiegare. Ad Asiago la coppia di anziani coniugi si era trasferita da qualche mese, persone molto schive. Loro due basta, non avevano, non si fermavano tanto, no. Passo spesso e ho visto camminavano loro due, anche con la figlia una volta, due con la figlia, tranquilli, non io salutavo, basta, non è che aveva amicizia. Passeggiavano insieme, raggiungevano il vicino centro per le commissioni, la figlia veniva a trovarli ogni tanto. Ma sereni, tranquilli, ma anche la figlia l'ho vista un paio di volte, ma meno lei, non veniva su. Tanto lei qua. Quella figlia che ha deciso di somministrare agli anziani genitori una potente dose di psicofarmaci. 2 sono morti nel sonno, nel loro letto. Silvia, dopo aver assunto lo stesso miscuglio letale, è spirata nel corridoio. A dare l'allarme un vicino che ha subito allertato il 112. Sotto shock la contrada Fennar, poche anime sconvolte e la mente non può non correre a un altro delitto avvenuto sempre sull'altopiano, l'omicidio cruento a Enigo nel novembre 2005 degli anziani coniugi Miola, di cui ancora non è stato trovato un colpevole a distanza di 14 anni. E all'indomani dell'omicidio-suicidio ad Asiago c'è sconcerto a Mirano, dove la famiglia viveva fino a poco tempo fa. Ascoltiamo i vicini. Erano persone molto chiuse, molto riservate, stavano molto solo loro, ecco, queste persone che sa, stanno sempre in solitudine, che poi magari può succedere che si sfocia in queste cose qua, perché c'erano un po' di problemi probabilmente. Chiaramente rimani sbigottito, rimani, perché sono cose non da poco, però in qualche modo pensando a quello che era il contesto familiare, questo isolamento, questo qui, sono le classiche situazioni che poi possano sfociare in queste cose qui. A parlare sono i vicini di casa miranesi della famiglia Marzaro all'indomani della tragedia avvenuta ad Asiago, dove la figlia 43enne della coppia avrebbe avvelenato i genitori con una dose massiccia di psicofarmaci per poi togliersi la vita. Da maggio dello scorso anno la famiglia non viveva più in questa casa che vedete alle mie spalle qui in via Dante. Avevano deciso di vendere e di trasferirsi definitivamente ad Asiago. Sono in molti a Mirano a descrivere i 3 come un nucleo indissolubile. Italo, Ubaldina e Silvia, sempre insieme, quasi isolati dal resto del mondo, come racconta la vicina che da 30 anni vive al piano inferiore. La figlia io l'ho vista crescere perché siamo venuti qua che aveva 12 anni, qualcosa del genere, sicché l'ho sempre vista in casa. Una famiglia riservata, sì, isolata, ma che aveva avuto qualche problemino di rapporti col vicinato. Quando siamo stati in affitto, perché noi siamo stati prima 4 anni in affitto, eravamo tanto bravi, tanto buoni, facevamo tutto in ordine, tutto a posto, mi piaceva insomma la nostra convivenza. Una volta comprata la casa invece hanno cominciato a trovare tutti i cavilli di questo mondo, abbiamo avuto diverse questioni, anche con gli avvocati abbiamo fatto delle denunce, loro hanno fatto le sue, insomma ci sono stati diversi e quindi ultimamente non avevamo più rapporti. Negli anni continua, ci sono stati più episodi che facevano emergere un disagio. Insomma che c'erano dei problemi, secondo me c'erano, ecco, problemi psicologici sicuramente.
era stata anche addirittura ai primi tempi avevamo avuto tutti questi problemi all'ospedale, insomma all'USL, per segnalare, perché ci avevano fatto delle minacce, delle cose un po' brutte. Poi dopo è andato tutto a finire col discorso degli avvocati. Avevo parlato anche con il fratello quando aveva la macelleria, avevo un po' detto che c'erano dei problemi, diciamo. Però poi non posso più intervenire io sulle cose. Ora si attende l'esito dell'autopsia per chiarire la dinamica esatta dell'accaduto. Poi sarà decisa la data dei funerali, che si svolgeranno con tutta probabilità a Milano. E nonostante il maltempo, i lavori del ponte proseguono, ma andiamo a vedere che cosa ne pensano i cittadini bassanesi. Secondo lei ci saranno ulteriori ritardi con i lavori nel ponte? Secondo me è un progetto sbagliato dall'inizio, andava fatto in un modo completamente diverso e quindi mi aspetto che ci siano sorprese impreviste. Ma no, penso ci sia questa giornata un tempo di scaricare l'acqua, poi vedono che sono già al lavoro, sono già partiti, insomma è una ditta che mi sembra che sia abbastanza competente in quello che sta facendo, insomma. Poi il ritardo è normale, qualcosa succede, chi pensava che a gennaio ci fosse un colpo d'acqua così? Secondo lei ci saranno ulteriori ritardi con i lavori del ponte a causa del maltempo? Penso di sì, perché basta guardare i reati di Trevi a Poletti in mezzo all'acqua. Se fossero intelligenti, no. E se fossero giapponesi sarebbe già finito. Purtroppo non lo sono, quindi non posso dire né sì né no, perché in ogni caso sarebbe una bugia. Ritengo che i lavori sono abbastanza complessi e quindi qualche ritardo ci potrà anche essere ed è anche fisiologico che ci sia, voglio dire, nulla di strano. E che fine ha fatto la webcam del Ponte degli Alpini? Ci chiede una nostra telespettatrice. Noi abbiamo cercato una risposta in comune. Una nostra telespettatrice ci chiede che fine abbia fatto la webcam che mostrava al mondo il ponte vecchio da tempo scomparsa. Un veicolo di promozione semplice ma molto efficace, inspiegabilmente non più utilizzato. Abbiamo chiesto lumi all'assessore alla sicurezza del comune di Bassano, Angelo Vernillo. Ma abbiamo ordinato la nuova webcam il 17 di gennaio, quindi arriverà a giorni e verrà poi installata e verrà riportata operativa. Ricordo che è una webcam turistica e quindi non è collegata al sistema di videosorveglianza di sicurezza, è una cosa però importante perché dà il segnale anche a chi è distante, ai bassanesi che sono fuori Bassano, di poter vedere come procedono anche i lavori finalmente del nostro ponte e anche la nostra città. Ecco, un guasto può sempre accadere, purtroppo la burocrazia non è sempre così rapida a dare risposte, ma ci siamo arrivati e adesso tra un po' sarà operativa nuovamente. E sta già tornando a casa Sammy Basso dopo l'intervento al cuore e noi lo abbiamo raggiunto telefonicamente. Pronto? Pronto? Pronto, Sammy? Ma rispondi direttamente tu, ciao! Ciao, ciao. Già, è proprio lui e immagino che tutti voi abbiate capito con chi eravamo al telefono. Sammy Basso, lui, una roccia, e non si potrebbe definire altrimenti il nostro giovane amico affetto da progeria, reduce da un delicatissimo e unico intervento al cuore. Lo abbiamo chiamato durante il viaggio di ritorno a casa da Roma, dove lo scorso 28 gennaio è stato sottoposto all'operazione che Sammy definisce... È stato un miracolo scientifico, altro che sfida. Altro che sfida, vero? Ma com'è andato? No, è andato tutto bene, molto difficile, una cosa molto difficile per i chirurghi perché era veramente complicato e poi anche comunque il dolore si è fatto sentire. Come ti senti adesso? Molto meglio, sì, mi sto rimettendo e sono pronto per tornare a casa. Cosa ti aspetta adesso? Beh, mi aspetta nel campo di relax, nel senso che non essere troppo stressato, un po' di fisioterapia, insomma un po' di buon senso, ecco. Il presidente Zayat ha definito il leone di San Marco. Caspita, quello è il top. È il top. sì, è dato come sogno del mio caro Veneto. Vedi. È stato paragonato al leone. È un orgoglio. Certo.
È inutile, Sammy è un simbolo per tantissime persone, è un esempio di forza, di coraggio, di amore per la vita, sempre. La conferma anche un video che ha postato dall'ospedale sui social. E tutti noi lo aspettiamo grintoso più che mai. Vogliamo sentire questo leone ruggire noi. Allora lo sentirete presto, perché ho intenzione di venire il prima possibile. Grande, grande. Sammy, grazie, grazie, sai, buon rientro. A te. E torniamo sul pari di domenica tra l'FC Bassano 1903 ed il San Drigo. Un pari che rischia di valere molto di più per i giallorossi. Quanto può valere un punto? Vale sempre solo uno o può avere pesi e valori differenti? Chiedetelo al Bassano 1903 e Azzurra San Drigo, che domenica si sono spartiti la posta del big match di prima categoria. Se per i giallorossi il pari può infatti considerarsi quasi un successo, per gli azzurri si tratta di un'occasione persa per tentare di accorciare le distanze dalla vetta. Questo 0-0 insomma alla fine forse vale qualcosa in più per noi che per loro. Sì, manteniamo comunque la distanza e adesso pensiamo alle altre partite e saranno altre 10 finali importantissime per il fine campionato. 9, 10 o 12 punti, non si conosce ancora il distacco reale tra le due formazioni, vista la decisione del giudice sportivo di far giocare nuovamente l'incontro con il Salvatronda a causa di una svista arbitrale. Mi dispiace quello che è successo a loro in settimana, che gli hanno tolto questi 3 punti, perché secondo me sono ingiusti, perché una squadra che vince 3-0, sebbene la squadra avversaria rimane in 10, non credo che cambiava tanto. Questo era uno 0-0, un punto che però forse vale un po' di più per voi. Sì, diciamo che sai, settimana ho detto i ragazzi, è una partita che forse può determinare tanto. E noi cercavamo almeno di non perderla, ecco, sai, per noi è importante averla portata a casa, credo anche un sintomo di sicurezza per i ragazzi, però sai, adesso sono 10 partite, sono 10 battaglie, non è che le prossime 10 siano inferiori a questa. Il segretario generale della FIM CISL, Marco Bentivogli, da Bassano critica fortemente il reddito di cittadinanza. Per lui, estensore del piano industriale Italia delle competenze di Calenda, il governo toglie risorse allo sviluppo a spese degli stipendi e delle tasse dei lavoratori. Il nord-est è tra le aree che ancora permettono all'Italia di generare un surplus commerciale grazie all'export, ma secondo Marco Bentivogli, segretario generale della FIM CISL, convinto promotore delle politiche di innovazione industriale, le regioni virtuose sono spinte ad un livellamento verso il basso che fa male a tutto il paese. Bisognava incoraggiare il resto del paese a agganciarsi alla locomotiva dell'Italia che ha trainato il surplus di bilancio commerciale delle esportazioni. Purtroppo la legge di bilancio punta sull'assistenzialismo e a spese elettoralistiche che servono a vincere le elezioni ma a rallentare il pezzo del paese che in questi anni si è rimboccato le maniche. Una delle critiche più forti del sindacato riguarda le risorse che il governo distoglie dallo sviluppo a favore della sussistenza, con ovvio riferimento al reddito di cittadinanza. Saranno percettori del reddito di cittadinanza coloro che fanno la dichiarazione ISEE. Dalla Guardia di Finanza sappiamo che il 60% dei controlli sulle dichiarazioni ISEE risultano falsi. Significa che molti lavoratori pagheranno con le loro tasse e dei loro bassi salari il sostegno a falsi poveri. Ma bisognava fare un'opera di grande discernimento tra i veri poveri che vanno assolutamente sostenuti e aiutati, ma quello che è ancora più grave è che se si frena lo sviluppo del paese si creano più disoccupati e per cui cercare la sussistenza aumentando la disoccupazione rischia di essere un gatto che si morde la coda e che fa andare indietro il paese. Bentivogli, che ha stilato il piano industriale per l'Italia delle competenze dell'ex ministro Calenda, non si tira indietro quando gli si facciano delle competenze di certi ministri del governo. Quello che è grave è che i lavoratori investono molto e spendono tutto quello che hanno per far studiare i figli, vorrebbero dei gruppi dirigenti che rappresentano competenza, capacità di gestione e vedere un continuo battutificio da parte di esponenti di governo importanti e un ricorso all'ignoranza è una cosa che degrada tutte le persone che faticano lavorando o studiando. A gennaio 2019 sono già il 10% in più i morti sul lavoro rispetto al 2018 e ieri c'è stata l'ennesima vittima, il 48enne di Casoni. Oggi abbiamo incontrato il sindaco di Mussolente.
Alessandro Farronato, 48 anni, di Casoni di Mussolente, dipendente di Veneto Strade, l'ennesima vittima di incidenti sul lavoro con esito mortale. Il bilancio del primo mese del 2019 lascia atterriti, se si pensa che a livello nazionale, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, si è registrato già un più 10%. L'operaio stava lavorando lungo la provinciale 308, la strada per Resana che congiunge la regionale 53 alla statale del Santo, in comune di Castelfranco Veneto, quando un camion l'ha travolto. È rimasto schiacciato tra il guardrail e il suo furgone tamponato dal mezzo pesante, una morte atroce. A Casoni la notizia si è propagata in un tam-tam di dolore perché il 48enne era molto conosciuto in paese. Lo stesso sindaco, nell'esprimere cordoglio, usa parole di speranza e fede per i familiari di Alessandro, che ha lasciato la compagna e una figlioletta. Dover commentare una morte del genere, una morte sul lavoro, una morte assurda, una morte che lascia sgomenta una comunità, che lascia sgomento tutte le persone che lo conoscevano e che lascia atterrito e lascia soprattutto una famiglia nel dramma e che da questo però deve ripartire. E proprio la CISL, UIL e la CGL hanno indetto per domani 2 ore di sciopero per Veneto Autostrade. Ora invece vediamo proprio sull'incidente del lavoro del servizio di poco fa il nostro TG Linea Aperta di questa settimana, che si occupa proprio di strade, quindi le strade che percorrete ogni giorno. Per voi sono sicure? Diteci la vostra opinione e gli indirizzi che vedete in sovraimpressione. Parliamo ora di Mussolente, Romano e Cassola, che tirano le somme di un anno di lavoro della Polizia Locale Associata. Obiettivo sicurezza. I tre comuni di Mussolente, Cassola e Romano d'Ezzelino, un bacino di 37.000 abitanti, tirano le somme d'un anno di attività della funzione associata di Polizia Locale Pedemontana del Grappa, una realtà destinata a non dipendere dalle sorti e dalla durata delle varie giunte e dei vari sindaci. Molto spesso queste funzioni associate valgono finché le amministrazioni si parlano, poi cambia amministrazione e cessa tutto. Ecco, questa è la funzione invece di restare tale. 15 agenti sulle strade dei tre comuni vicentini, 11.600 ore di servizio nel 2018, con un incremento di turni serali e notturni e la limitazione di reati, furti in primis. Il lavoro in associazione ha permesso l'ottenimento di fondi, 40.000 euro dalla regione, 34.000 dal ministero per l'ampliamento della videosorveglianza. Novità del 2019 sarà il controllo del vicinato, che partirà, come già annunciato nei nostri TG, proprio a Mussolente, nel quartiere Vallessina, e non si esclude venga allargata anche ai comuni di Cassola e Romano. Parliamo ora di una sospetta intossicazione da monossido di carbonio a Piombino Dese. 6 le persone in pronto soccorso per accertamenti. Dopo il ricovero di una persona al pronto soccorso di Campo San Piero, i vigili del fuoco sono intervenuti a Piombino Dese su richiesta del personale del SUEM 118 per verificare la presenza di monossido in un'abitazione di via Pozzetto. A scopo cautelativo, gli altri 5 componenti della famiglia, 3 adulti e 2 minori, sono stati inviati al pronto soccorso per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 1 ora e mezza con il blocco dell'impianto di riscaldamento. E parliamo della scomparsa di Luca ed Edith, perché il governo canadese ha inviato in Burkina Faso 4 detective della Polizia di Stato. La situazione nel paese africano è sempre più tesa e in queste ore sono scomparsi anche 4 volontari della Croce Rossa. Le ricerche di Luca Tacchetto, il giovane architetto di Vigonza, scomparso in Burkina Faso a metà dicembre assieme alla sua compagna di viaggio canadese Edith Blaise, proseguono, ma sul fronte sicurezza la situazione in Burkina Faso si fa sempre più critica. Il Canada, l'altro paese impegnato nelle ricerche assieme alla Farnesina e alle forze dell'ordine locali, ha inviato in Africa 4 investigatori della Polizia di Stato a rinforzare un'ampia squadra attiva nelle ricerche, a cui stanno collaborando anche i volontari delle associazioni Onlus Venete presenti nell'area. Le indagini da parte italiana proseguono nel massimo riservo. L'ipotesi più accreditata rimane quella del rapimento, così come recita il fascicolo aperto dalla Procura di Roma, che ha la competenza per gli italiani all'estero. Ma le ricerche si svolgono anche in un contesto difficile. In diverse zone del Burkina Faso, dove si susseguono attacchi di bande radicalizzate, il governo ha dichiarato lo stato d'emergenza e, dopo l'uccisione poche settimane fa di un geologo canadese rapito mentre lavorava in un sito minerario, i media locali riportano la notizia della scomparsa di 4 volontari della Croce Rossa, diretti in una provincia settentrionale a qualche decina di chilometri dal confine con il Mali per una missione umanitaria.
Parliamo ora del parcheggio Groviera dell'ospedale di Cittadella. Dopo la vostra denuncia, ospedale e comune ci hanno risposto così, in un modo molto diverso. Dopo la denuncia di un nostro telespettatore sul parcheggio dell'ospedale di Cittadella ridotto a un campo di battaglia con buche e fango, abbiamo cercato un cenno di risposta da parte dei protagonisti di questo lungo e increscioso degrado. Un lassismo che rende estremamente pericolosa l'area per anziani e malati che rischiano di cadere ad ogni passo. Dall'ospedale di Cittadella, che è proprietario dell'area, arriva un fulminante «non abbiamo alcun commento da fare», non molto incoraggiante per la comunicazione alla cittadinanza. Meglio va sul fronte del comune, dove il vice sindaco Marco Simioni ci risponde così. Stiamo cercando di trovare una soluzione per riuscire a sistemarlo, però sì, stiamo vedendo, so che il sindaco ha avuto anche un incontro con il direttore generale, quindi stiamo lavorando in questa direzione. Da una parte nostra c'è tutta la volontà di trovare una soluzione per sistemarlo, ecco, questo è altro. Quindi lei è ottimista alla fine? Secondo me sì, poi sa, nelle sede nostre bisogna trovare la formula giusta per riuscire ad arrivare alla sistemazione, però sono fiducioso, insomma il sindaco ha avuto un incontro proprio stamattina, quindi attendiamo gli sviluppi. In chiusura di telegiornale vi ricordo questa sera la diretta di Focus alle 21.15 e insieme al nostro direttore Luigi Baccialli ci saranno anche Leopoldo Bottero, Azel Casas, Maurizio Conte, Alberto De Franceschi, Settimo Gottardo e Luciano Sturaro e ovviamente anche voi telespettatori con i vostri sms. Ora invece vediamo le previsioni del tempo di domani. Grazie dell'attenzione e buona serata a tutti voi. Affidati a Punto Acustico. Da oltre 20 anni si prende cura del tuo udito. Le previsioni per domani. Cielo sereno, nella prima metà di giornata nebbie locali sulla pianura sud-occidentale, il dissolvimento dopo l'alba. Precipitazioni assenti, temperature generalmente senza variazioni di rilievo di notte e in aumento leggero o moderato di giorno. In alta montagna in aumento anche i valori notturni. Controlli gratuiti, soluzioni personalizzate e protesi di ultima generazione altamente tecnologiche. Scegli di sentire bene. Scegli Punto Acustico a Bassano.